questa forma qua, da questa forma uscirà fuori un cigno. Allora, l'origami si basa sul fatto che la sequenza delle pieghe, secondo come la faccia, uscirà fuori un oggetto oppure un altro. Cioè, posso fare 3, 4, 5, 6 tipi di pieghe, no? Quindi posso decidere. Ogni scelta che io faccio mi porta in una direzione. Se io faccio una serie di direzioni, in un certo punto arrivo a un risultato, in un altro verso, in un altro. Perché da questo posso far diventare, per esempio, un aeroplano, poi un'altra cosa. Invece fa diventare un cigno, lo basta che questo lo piego indietro, vedete? La cosa è, un'altra cosa è che l'origami si deve tenere in piedi da solo. Un'altra regola. Indietro. Si deve mantenere in piedi da solo, non può metterlo in continuazione. E se vedete adesso, fate questo, è facile, no? Vedete questa rega? Tira indietro. Deve uscire, eccola, ecco quello che mi dice. A questo punto noi abbiamo che cosa? Una cosa a punta. Allora, ecco, vedete, questo è quello da me. Con un po' di fantasia, se la metto così, attraverso che dice, come dice, così. Questa potrebbe essere, per esempio, rispetto a un cigno, la coda, la parte posteriore, no? E davanti, avendo un collo lungo e stretto, questa potrebbe essere la parte del collo e del becco, della testa e del becco, no? Come dire? Quindi basandosi su questo, allora, poi, allora, i cigni. Quindi rimane adesso, no? Sì, allora, i cigni. Allora, io ho un'idea a volte che penso che il corpo sia, lo faccio più piccolo di quello che è, a volte, no? Perché lo vedo così. C'è chi lo vede più lungo, no? Il collo più grande, il collo più lungo. Allora che faccio? Prendo, faccio una prova, lo piego e vedo se per caso così mi convince come tipo di forma. Se non mi convince lo posso allungare così, posso farlo così. Allora, se oggi voglio farlo così, per esempio, perché oggi lo vedo così questo cigno, ecco, ognuno lo vede a modo suo. Ecco, vedete che ognuno dentro dalla capo da porta. Ognuno ha una visione, anche l'inclinazione, no? del collo potete scegliere, giusto? Allora, in questo modo potete anche scegliere l'inclinazione del collo, quanto è lungo, quanto diciamo, vediamo che cosa sta facendo, perché addirittura, ecco, per esempio l'era viene così, ma anche quello è un cigno in realtà. L'importante è che ci sia l'anima. Dovrebbe mantenere solo, no? Sì, perché che ci sia l'anima del... Se non si mantiene, che succede? Allora, non si mantiene, perché non si mantiene? Perché adesso... Non è per quello. È perché questa era... Quello che hai fatto adesso di piega è una piega che serve per farne un'altra. Quindi, quella definitiva, questa è provvisoria. Così? Questa è provvisoria. E poi la piega vera non è più questa, ma poi la faccio vedere un attimo adesso. Ma sarà questa. Perché cioè, non si regge, ma così si regge. Scusa, no. Quindi dobbiamo riaprire. Allora, la faccio vedere. Sì, apriamo. Noi stiamo così, giusto? Sì. E abbiamo fatto già la piega di sopra. Di sopra grossa. Allora va preso, si apre, in genere uso questa tecnica, scusate, così, mando indietro. È un po', dovete impararlo, non è così proprio facile in assoluto. E poi di sopra, lì la dita devo aprire. Sì. Faccio. È uscita lì? Ah, è uscito. E questa è una difficoltà che così facendo non facendo ecco è uguale perché questo grande così ci mettiamo che questa è la piega giusta, infatti è proprio grande, è proprio complicato, eh sì, perché a parte che è leggero, pensi un cartoncino che vuoi è una questione
pratica. Quindi, che riesce. Quindi che riesce. Perché non si mangia lo stesso? Perché la carta si mangia però lo vedi che, per esempio, vediamo questo. Per esempio, no, ecco, guardiamo che non è lei, insomma, è un campo. Vedete, questo dovrebbe tenersi, ma perché non si tiene? Perché si tiene, è piegato male. Se io piego dall'altra parte, invece, che succede? No. Così, così. La legge della statica, se ho due punti d'appoggio mi reggo, ma se ho uno è un po' più difficile, giusto? Così va bene. Sì, sì, la punta, diciamo, tenete conto che vedete questa. Questa è la coda, ed è andata verso l'alto. Ah, tu c'è una sta verso l'alto. A me se la vedo qua, questa è la parte bassa. 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 Questa è la parte bassa.